sì, importante. Una bella cosa, molto bella, noi siamo contenti di essere la casa degli azzurri, abbiamo insieme alla federazione progetti per migliorare anche il Museo del Calcio, per potenziare Coverciano, perché è bello essere una città del calcio in tutti i sensi, sia per il tifo nostrano della nostra squadra della Fiorentina, sia anche per gli azzurri, perché rappresentano il paese, rappresentano il meglio del calcio che noi abbiamo, e Firenze, a Firenze piace primeggiare in tutti i sensi, perché è una grande storia e quindi ci piace essere accanto agli azzurri. Vedevo che parlava con Davide Astori, un po' è sorpreso, penso anche lei, da questo primato continuativo della Fiorentina, che insomma, voglio dire, si sta confermando comunque una certezza del campionato. È bella soddisfazione, soprattutto vedere la Fiorentina vincere e giocare benissimo. Ieri ha fatto davvero una bella partita, ho fatto i complimenti a Astori, congratulandomi anche per la sua convocazione, se la merita, è un ragazzo in gamba e vederlo lì dietro ci dà un po' di tranquillità. Senta, lei siete spesso accanto ad Andrea e Diego Della Valle, c'è entusiasmo in società, c'è voglia, credo, di continuare un percorso importante? Sì, anche se non è mai mancato, devo dire, anche nei momenti più difficili hanno saputo mantenere il clima giusto nella società. Abbiamo un ottimo allenatore e noi ci godiamo questo momento, grazie. Sindaco, ha invitato Davide Astori qui in Palazzo Vecchio, dopo Paolo Sosa potrebbero venire anche... Sì, perché no, del resto abita qui dietro, è un nostro cittadino, è residente qui nel centro storico, e ovviamente Palazzo Vecchio è il palazzo di tutti, lo è a maggior ragione dei nostri ragazzi. Di forza, qual è la cosa che le piace di più di questa Fiorentina, al di là della classifica? A me piace molto lo spirito di squadra, il collettivo, perché penso che sia il punto su cui l'allenatore ha investito di più. Una squadra unita, affiatata, che si muove, come dire, all'unisono, come dovrebbe essere anche una squadra in qualunque altro settore, dalla politica all'impresa, e come un'orchestra in cui ogni strumento fa la propria parte ma suonano tutti in armonia, intonati, e quindi da musicista faccio complimenti a questa squadra come una bella orchestra. Sindaco, semplicemente una battuta, ha chiesto al presidente della Ferrari Marchionne di poter l'opzione portare la Formula 1 al Mugello? Beh, è un sogno. Quale sindaco di Firenze non coltiva il sogno di portare nell'autodromo del Mugello la Formula 1? Ma non voglio ovviamente mettere in difficoltà nessuno, e so bene che quali siano i limiti, quali siano gli ostacoli da superare, però coltivare un sogno non è un delitto. Sindaco, domani arriva Papa Francesco, come si prepara la città a questo evento storico? Beh, con grandissima emozione, tutto è pronto dal punto di vista organizzativo, logistico, ma la cosa che più conta è il grande momento storico dell'incontro tra una delle personalità più ascoltate nel mondo, se non la più ascoltata e riconosciuta nel mondo, e una delle città, per me, la città più bella del mondo. Un incontro che lascerà il segno e che lascerà un seme, mi auguro, non solo per i fiorentini ma per tutta l'umanità.